Siamo stati in prefettura l'altro giorno, non abbiamo conciliato, abbiamo dichiarato lo stato di agitazione per il 7, come è stato ricordato anche dal signor Sindaco, e il blocco degli straordinari dal 4 al 10 di dicembre. Questo perché? Perché secondo noi, con solo le assunzioni che verranno fatte, come dicevano adesso i colleghi, con una migliore organizzazione del lavoro, che vada a mettere veramente le lavatrici e i lavoratori nelle zone, veramente nelle pattuglie, e non vada a creare delle sovrapposizioni all'interno dei nuclei, solo con questo noi potremmo aumentare le pattuglie sia di serali che di notte. Noi abbiamo dimostrato, come dicevano i colleghi, che questo è possibile. Ci siamo seduti ai tavoli di trattativa in cui abbiamo dimostrato numeri alla mano che questo era possibile. Il problema è che loro in maniera unilaterale hanno invece fatto una delibera di giunta, hanno inviato una PEC in cui in maniera unilaterale ci è stato detto o questo o noi non ci sediamo più a un tavolo di confronto. Questo significa muro contro muro, che non l'abbiamo voluto noi, perché noi abbiamo scritto dappertutto e l'abbiamo detto anche davanti al signor prefetto l'altro ieri, che noi siamo per aumentare il numero delle pattuglie serali e il numero delle pattuglie notturne per la sicurezza dei cittadini, a cui noi teniamo tantissimo come organizzazioni sindacali, e per la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori, perché ovvio che avendo più pattuglie in contemporanea aumenta la sicurezza anche della lavoratrice e lavoratore con pattuglie che possono andare in ausilio. Il tema non è se lo vogliamo fare, il tema è come si può fare. Secondo noi si può fare attraverso le assunzioni che noi organizzazioni sindacali abbiamo sempre firmato. Tutte quelle assunzioni che diceva il signor Sindaco, l'assessore, che sono state fatte e che saranno fatte, sono frutto di accordi che noi organizzazioni sindacali, a cominciare dalla CGL, la CISL, la UIL, CSL, la RSU, abbiamo firmato tutti questi accordi, a discapito di alcune assunzioni in meno che sono state fatte nelle altre amministrativi, tecnici, eccetera, nelle altre figure. Questo l'abbiamo fatto proprio perché crediamo nella sicurezza della città, crediamo che il cittadino abbia la necessità e il diritto di avere queste risposte nella sicurezza. Quindi su questo noi siamo d'accordo con il Comune. Non siamo d'accordo sul fatto che c'è un'organizzazione del servizio, come ricordavano i colleghi in precedenza, che non consente di avere queste pattuglie, ma perché non riescono a organizzare il servizio nella maniera adeguata. Non perché non c'è la possibilità c'è, senza toccare niente, senza toccare quelli che sono tutti i contratti decentrati dal 2002 ad oggi, che loro li vogliono disdettare, senza fare questo è possibile trovare la soluzione. Non arriviamo a 30 e a 15, magari arriviamo, come diceva il collega, a 24 e a 13, ma il tema qual è anche, chiudo. Se noi esageriamo, secondo noi andrebbe bene lo stesso, perché? Perché se noi esageriamo con l'esasperare le pattuglie serali e notturne arrivando a quel famoso 30 che sembra essere un limite al di sotto del quale non si può andare, o quel famoso 15 che sembrerebbe è stato proprio come una condizio sine qua non, se noi arriviamo per forza a quei numeri, significa che poi il personale è sempre lo stesso, togliamo personale, come diceva giustamente il collega, la mattina, dove se voi fate un'indagine ci sono tantissime chiamate in evase, perché poi le persone o lavorano 24 ore su 24 o fanno centinaia di straordinari al mese, oppure le persone, il personale è sempre questo qui, se un personale fa la sera e tu obblighi a fare 30 pattuglie di terzo e metti 15 pattuglie di notte, è ovvio che poi quelle persone che hanno fatto quel turno lì non è che la mattina dopo che hanno finito la notte possono fare pure la mattina, no? Quindi a quel punto diventerebbe per assurdo che le chiamate durante il giorno verrebbero ancora peggiorate. Quindi noi, e chiudo davvero, crediamo che quello che è l'equilibrio giusto, tra quelle che sono le pattuglie di giorno e quelle che sono di sera e di notte. Secondo noi l'equilibrio giusto, come diceva il collega, è con i numeri un po' più bassi, ma che si possono assolutamente raggiungere con l'assunzione e una migliore organizzazione del servizio.